Cristina Caboni è al suo quarto libro. Il suo quarto libro bello, prima di tutto. Mi sento di dire di iniziare così. Il suo quarto libro bello. In questo romanzo, qua abbiamo Simonetta che ve lo mostra, si intrecciano in maniera molto forte le storie di due donne. Sofia Bauer, che è un'ex bibliotecaria, diciamo così, alle prese con una separazione, e Clarice Marianne von Arnel, una nobildonna di inizio Ottocento, che vive, poi nel romanzo ne parleremo in maniera più approfondita, tra Vienna e Roma, e che da bambina ha avuto l'occasione di apprendere e di imparare l'arte della rilegatura. All'interno di questo romanzo c'è una corrispondenza molto forte tra queste due donne, quindi le due storie scorrono in parallelo. Quindi la vita dell'una, in una maniera naturalmente non voluta, si incrocia e determina le scelte e la vita della seconda e dell'altra. Ci sono delle cose che hanno in comune queste due donne così lontane, proprio per questioni naturalmente temporali: la comune passione per i libri, una appunto ha preso l'arte del rilegarli, la nostra Sofia è un'ex bibliotecaria, però sa anche restaurare i libri, quindi c'è proprio una forma di contatto anche fisico. Questa è un'idea e un passaggio che ci ha suggerito l'altro giorno quando abbiamo chiacchierato Maria Giovanna, perché c'è proprio anche questa forma di fisicità, di rapporto stretto con i libri. Entrambe hanno un matrimonio, chiamiamolo così, un po' burrascoso, non sono felici all'interno della loro vita familiare, ed entrambe in realtà ad un certo punto della loro vita vogliono ricominciare, vogliono ripartire, vogliono cambiare, mettiamola in questa maniera. Io partirei con una cosa semplice e piccola, proprio il tema dei libri. I libri all'interno, a parte che stiamo parlando di un libro, questo mi sembra più che scontato, però sono numerosi gli aggettivi che noi troviamo all'interno di questo libro per definire i libri come specchi, i libri come luoghi. C'è una frase molto carina che poi magari possiamo anche leggere: i libri come scintille, che naturalmente però possono diventare fuoco solo se c'è sostanza naturalmente dietro. Il libro è dedicato ai librai e alle libraie. Qual è il tuo rapporto quindi con i libri? È così fisico? Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qua per la seconda volta e dunque vi ringrazio di essere qui questa domenica mattina così un po' turbolenta, così con questo tempo un po' incerto. Dunque, il rapporto con i libri per me sono stati cibo, perché io sono cresciuta, come diceva mia mamma, con pochi giocattoli e con molti libri, perché i libri dovevano sostituire, anzi probabilmente non sostituire, ma aumentare il mio interesse e la mia immaginazione, che erano stati già sollecitati in maniera entusiastica da parte dei miei nonni, da parte dei miei zii, da parte dei miei genitori, con dei racconti continui. Noi in Sardegna comunque siamo una terra di grandi narratori, la nostra tradizione è una tradizione fondamentalmente orale. Sono cresciuta con i racconti le leggende di questa terra. Io vi posso fare un esempio per quanto riguarda il mio libro La custode del miele e delle api. Io racconto di una donna che canta per le api, e quella donna era una delle mie prozie,
Dunque, i racconti anche della famiglia che si che ritornano e che ti permettono di avere questa grande immaginazione che poi tu a un certo punto troverai quasi pronta per dare vita alle storie che ti vengono in mente. I libri per me sono stati sempre fondamentali, sono stati sempre fonte di grande meraviglia e anche di crescita. Questo microfono mi tanto aperto. Perde l'intensità. Ok, e dunque il libro come? Il libro è un, secondo me, un qualcosa che ha un potere enorme, non è un oggetto statico, ma è qualcosa che ti permette di trovare al suo interno dei suggerimenti, degli stimoli, permette di vederti attraverso quello che c'è scritto, ti permette di sperimentare delle situazioni, degli avvenimenti, qualcosa che è lontana da te, però tu senti le emozioni, le provi attraverso quello che tu stai leggendo e sentendo tu diventi anche più tollerante, perché noi siamo abituati a vedere e a sentire e dunque molte volte anche a giudicare. Però quando tu le senti attraverso la lettura queste cose, quando tu diventi protagonista di alcuni eventi e dunque senti il dolore, senti la gioia, il tuo rapporto cambia, perché tu diventi protagonista. Perciò i libri sono, secondo me, delle dimensioni. Ecco, i libri sono dimensioni. A questo proposito, proprio del come i libri ci permettano quindi di sentire, di capire, conoscere. Nel tuo romanzo la conoscenza attraverso i libri è fondamentale per entrambe le protagoniste. Io le considero entrambe protagoniste, perché per Clarisse le consentono davvero di trarre forza dalle parole scritte sui libri, cioè quello che lei impara, quello che lei conosce saranno la sua forza, e non di meno anche il fatto di aver imparato il mestiere della rilegatura le permetterà successivamente di essere una donna totalmente indipendente, di avere quindi una sua impresa, che per l'epoca era una cosa assolutamente rara e significativa. Allo stesso modo per Sofia i libri sono praticamente la sua vita, perché la passione per la lettura, gli studi, il lavoro che poi ha lasciato per scelta, per quello che doveva essere l'amore della sua vita con suo marito, che poi invece si è rivelata una scelta insomma non felicissima, però proprio tramite il libro ne trarrà la forza attraverso l'esperienza di Clarisse, e quindi quella che è stata già un'esperienza di forte senso di libertà e di indipendenza, di trovare anche per sé questa scintilla, appunto, che ha trovato legno fertile, terreno fertile, per poi portarla a fare delle scelte importanti. Proprio questa, il senso importante della libertà e del coraggio di fare certe scelte. Noi abbiamo convenuto tutte e tre che sia il tema quasi più importante, a parte quello dei libri, chiaramente, dell'importanza dei libri nel romanzo. Quindi due donne forti sono la tua esperienza di vita, sono un'esperienza di vita di donne che hai conosciuto. Dunque, in tutti i miei romanzi le donne hanno sempre un ruolo centrale, perché io sono cresciuta con una forte presenza femminile nella mia vita, soprattutto le mie nonne, le mie zie, le persone che comunque si occupavano dei bambini, logicamente, perché poi all'epoca erano molto, molto strutturati i ruoli, c'erano i nonni, i papà, insomma i zii che andavano a lavorare fuori, e chi si prendeva cura della famiglia erano comunque le figure femminili, erano molto, molto divisi questi ruoli. Dopo io cresco vedendo queste
così fragili ma forti, cioè riuscivano ad affrontare e a risolvere tantissimi problemi. E i cambiamenti anche di queste donne, che apparentemente sembravano così quasi fragili, cioè così sempre in preda a dei problemi anche così esistenziali, bastava vederle insieme nel momento in cui si riunivano per fare qualcosa di semplice, come ad esempio impastare la farina per fare il pane, oppure i biscotti, oppure quelle che erano prettamente cucire, quelle che erano prettamente le occupazioni femminili, e veniva fuori una tempesta di idee, come li chiamiamo adesso, no? Che risolvevano i problemi non solo della loro famiglia, ma anche di tutte le persone che si riunivano, dunque una sorta di sorellanza molto positiva. Queste donne mi hanno sempre molto affascinato e io le ho trattate nei miei romanzi sempre con molto rispetto, mi sono sempre piaciute, soprattutto quelle che sembravano le più deboli e invece poi riuscivano a risolvere i loro problemi e a crearsi anche un posto nel mondo. Il cambiamento, l'evoluzione, la ritengo una delle cose più belle, più importanti, perché noi spesso non sappiamo cosa potremo fare, perché non abbiamo ancora approcciato quell'esperienza, e poi scopriamo che invece siamo capaci di fare tantissime cose. Perciò io ritengo che questo sia anche un modo per vedere la vita in un modo positivo. Noi molte volte ci soffermiamo ai primi ostacoli e pensiamo di non poter andare avanti. E invece proprio quello, per esempio come Elena Rossini con i suoi profumi, aveva perso tutto, e invece proprio quella perdita le ha permesso di trovare una visione di se stessa che le ha dato una strada per il successo. Ecco, dunque sì, donne forti. In questo caso abbiamo Clarisse, che è una nobildonna desiderosa di fare la rilegatrice in un'epoca dove alle donne era proibito. Immaginatevi cosa significa non poter esprimersi, non poter fare nulla, non potersi nemmeno vestire come uno desidera. Era una cosa assurda, era una cosa veramente terribile, la negazione totale della personalità, il controllo totale degli uomini, della famiglia in questo caso. E poi abbiamo invece una donna del nostro tempo, abbiamo Sophia Bauer, che ha avuto tutte le possibilità, perché comunque lei ha studiato, lei è una donna dei nostri tempi, e cosa fa? Lei si imprigiona da sola, seguendo quelli che sono i suoi, come posso dire, i suoi segnali sbagliati, le convenzioni, esatto, si rinchiude in queste convenzioni e cosa fa? Perde se stessa, ed è un libro a ricordarle quello che lei ha perso. E come lo fa? Con l'odore, perché la prima cosa che lei sente quando apre il libro è l'odore. Cosa fa l'odore? Le riporta alla mente le emozioni che lei ha provato quando si stava preparando ad essere una rilegatrice, ad essere una restauratrice, e lei sente quella felicità. In quel momento lei la rivuole, dunque è la fisicità di questo libro che le consente di ricordare chi era. Dunque, donne e oggetti. Si sente? Sì, sì. Allora, un aspetto che mi ha colpito molto nel libro è quello della bellezza. Avvicino di più. La bellezza. Prima di tutto la bellezza dei luoghi, che viene fuori potente, quasi aggressiva. La protagonista, nostra contemporanea, abita a Roma, e di Roma vengono evocati dei posti meravigliosi, utopici, i bellissimi giardini dell'edificio dove ha sede la biblioteca anziana, le ricondotti, Villa Borghese, il quartiere Coppedè. E quindi nel mio immaginario, ecco, la bellezza durante il percorso di lettura, insomma, è stato un fattore che ha avuto molta presa. E poi c'è insomma, la protagonista della storia che corre parallela a quella di Sofia, Clarisse, che avviene 2 secoli prima.
lei affronta un viaggio, no? Lascia la sua città natale e fa parte di una piccola carovana di sole donne, tra l'altro, che attraversa l'Europa, sono donne libere, dal punto di vista economico indipendenti, e quindi attraversano l'Europa e arrivano in Italia per godere della bellezza dei luoghi, e una delle loro tappe ovviamente è Roma. E quindi una parte della storia di Clarisse, anche importante, si svolge a Roma, e anche nella narrazione di 2 secoli fa Roma è descritta in modo molto accurato ed evoca ugualmente appunto questo senso di bellezza. Quindi ti chiedo, la bellezza, ecco, io poi la intendo non solo come bellezza dei luoghi o bellezza che traspare insomma dalle opere artistiche, letterarie, pittoriche, ma anche bellezza in senso lato, no? Perché come molti studiosi affermano, una volta che ci si nutre di bellezza è poi impossibile non diventare delle persone amorevoli, quindi un tipo di bellezza che ci nutre. Secondo te adesso, oggi come oggi, ha ancora senso? Abbiamo ancora necessità di nutrirci di bellezza, di attingere a questa fonte inesauribile? Adesso più di prima, noi abbiamo necessità di lasciarci andare al sentimento, e per sentimento intendo l'emozione. L'emozione che ci arriva da tutto, dalla contemplazione di un paesaggio, di un quadro, dall'empatia di un racconto, da quello che leggiamo, ma anche da quello che naturalmente vediamo. Io ho scelto Coppedè come luogo per un motivo, perché Coppedè è un concentrato asimmetrico, che dovrebbe essere brutto, perché ci hanno insegnato che la bellezza è simmetria. Dunque, come mai questo esempio del contrario? Non trovi una cosa che ti sia nei canoni classici e che non ti ispiri una sensazione di commozione, di emozione, di stupore con i gargoyle, quelle sculture che Gino Coppedè ha fatto mettere nelle pareti. Ci sono le api, c'è la casa del ragno, c'è il villino delle fate, c'è la fontana delle rane, insomma tutta un mondo straordinario, da sogno, perché comunque è tutto completamente con questi tetti che ricordano un attimo toscani, quelli di Firenze, con altri con le pareti completamente diverse, con questi portici così che sembra che escano fuori da altro. Ecco, io penso che noi non possiamo decidere cosa è bello, perché cosa è bello, quello che è bello a noi è un rapporto personale. Dunque noi ci stupiamo davanti alla bellezza, e la bellezza è nostra, ci dobbiamo riappropriare di quello, e non dobbiamo neanche avere vergogna. Noi purtroppo la tolleranza della società anche oggi è veramente poca, soprattutto io lo posso vedere nel mio campo, ad esempio per quanto riguarda la letteratura, ci sono sempre le persone che storcono il naso davanti a un romanzo che parla di sentimenti. Questo io non lo ritengo giusto. Io penso che ognuno abbia bisogno di trovare in quello che legge l'emozione. Se lo trova in un romanzo che parla di sentimenti, perché no? Noi comunque la possiamo mettere come vogliamo. Gli esseri umani hanno bisogno d'amore, e l'amore sì, declina in tanti modi. Così. Hai detto una cosa bellissima. È così, in tanti modi. Hai parlato appena adesso d'amore. Adesso sposto l'attenzione invece sul, non so se si possa chiamare l'esatto contrario, però Sofia e Clarisse. Due donne, come ho detto all'inizio, che si trovano all'interno di questo romanzo in un momento della loro vita con
una storia familiare ed un matrimonio, diciamo così, burrascoso, un matrimonio non felice. Ed è per questo che entrambe, attraverso quella forza che viene data dai libri, che viene data in realtà dalla consapevolezza che si può sviluppare attraverso la lettura, l'istruzione, la conoscenza, scelgono di scappare. Cioè entrambe scappano. Scappano in realtà proprio fisicamente, perché poi entrambe affrontano un viaggio. Però da cosa scappano? È descritta, sono descritte due forme di violenza all'interno del libro. Una, quella che riguarda la nostra nobildonna di inizio 800, è una forma di violenza fisica e brutale, come in realtà potrebbe essere, come lo è ancora oggi in realtà, la violenza fisica che una donna può subire da un uomo, e quella di Sofia, che invece è una forma, diciamo così, di violenza un tantino più sottile, un tantino più subdola, è una forma di violenza psicologica attraverso la quale Sofia, come hai detto bene anche tu, in realtà si perde, perché perde se stessa, lascia quello che era la sua passione più che il suo lavoro, e non approfondisce, quindi lascia il suo lavoro da bibliotecaria e non approfondisce quella che è una passione ancora più grande, che è quella per il restauro dei libri. Quindi entrambe fuggono da queste due forme di violenza per ritrovarsi poi. Hai scelto, diciamo così, la forma di violenza brutale all'inizio dell'Ottocento e quella psicologica nel nostro tempo o è stato casuale? Cioè, però comunque è un tema che a me personalmente ha colpito molto, perché poi entrambe si ribellano, entrambe scelgono. È vero che scappano, però in realtà scelgono di ritrovarsi. Dunque, io definirei più che una fuga, una reazione e una sopravvivenza, perché noi non dobbiamo dimenticare che nel 1800, soprattutto all'inizio del 1800, le donne erano sotto la cura, la supervisione e il potere degli uomini della sua famiglia. Non c'è niente di illecito in quello che Clarice subisce. Purtroppo, dal punto di vista legale, il marito aveva il diritto di comportarsi come si è comportato. Quello che eticamente non era giusto era la condanna della società che poteva avvenire, ma non legale. Legale era così. Lui aveva il diritto di disporre del suo patrimonio, il patrimonio della moglie era sotto la conduzione del marito, non c'era niente di legale. Dunque lei cosa fa? Reagisce, visto che la situazione era quella, lei reagisce nell'unico modo possibile che aveva, che erano gli strumenti. Nel caso di Sofia, anche Sofia reagisce. Sofia reagisce perché? Perché lei scopre in questo libro che lei riceve, vede qualcosa. Dunque abbiamo detto che lei sente, riprova le emozioni del passato, le ricorda e le rivuole, dunque lei reagisce, molto semplicemente. In questo caso Clarice per Sofia è quel libro che accende quella scintilla che in lei prende fuoco. Clarice per Sofia è il libro giusto. Non so se voi vi è mai capitato di leggere un libro che in un momento della vostra esistenza ha significato davvero tanto. A me è accaduto e anche più di una volta, perché cosa sono i libri se non un pensiero codificato affinché, con delle esperienze che viene codificata affinché qualcuno ne possa poi usufruire. Cosa fanno i libri? I libri hanno dei poteri straordinari, hanno talmente tanto potere che i potenti, i tiranni, hanno cercato di avere il controllo sui libri, li hanno bruciati, li hanno nascosti, li hanno censurati. Cosa significa? Significa che il libro che trasporta un pensiero è
contagioso. Dunque è un grande potere. Forse adesso questo sembra, come dire, quasi ridicolo in qualche maniera, ma in realtà se uno sta attento, se uno riesce a accorgersi del potere dei libri, attraverso i libri può fare veramente tanto per se stesso, tanto che nient'altro può essere così potente per una persona. Diventare consapevoli di se stessi, di quello che si vuole diventare, di quello che si vuole cambiare. Perciò il libro è estremamente potente, è qualcosa di straordinario. Bisogna semplicemente così accorgersi di queste cose e poi stabilire quelle che sono le priorità per se stessi. Bene, questa è un'altra cosa che fa il libro. Avendo un rapporto così personale, è straordinariamente attivo, perché uno ti può raccontare la propria esperienza, ma quando tu ti ritrovi tra le pagine, tra le righe, pensi che quello che è stato scritto sia stato scritto quasi per te, e stiamo parlando anche di libri scritti 1000 anni fa, cioè la potenza della parola, del pensiero è fortissima e non ha le barriere del tempo, perché poi i concetti, alla fine, i concetti umani, quello che per noi sono importanti, per l'essere umano sono importanti, non ha tempo. È questo. Io vorrei semplicemente tributare in qualche modo quindi riconoscere anche la presenza di uomini all'interno di questo romanzo. Le donne chiaramente sono le protagoniste, però ci sono due uomini oltre ai mariti di cui abbiamo parlato, però ci sono altri due uomini che accompagnano Carissa e Sofia nella loro vita successiva, diciamo così, a quella dalla quale sono riuscite ad emanciparsi, e quindi ad essere veramente le donne che volevano diventare. Per cui l'amore comunque c'è anche un amore tra uomo e donna, e che è molto importante, un amore che non è soltanto il sentimento, appunto, conoscere tra uomo e donna per una semplice attrazione o una passione fisica, ma è proprio una passione dovuta anche alla comunione di idee, in questo caso di passione, diciamo, pure è un incontro d'animo importante quello che avviene sia tra Sofia e Tommaso che tra Clarisse e Christian. In due periodi diversi, come abbiamo visto, ma in entrambi i casi si tratta veramente di due legami molto importanti, fondamentali per le vite di ciascuna, e forse nel caso di Clarisse non so, io lo vedo come un rapporto davvero forte, importante, che ha fatto nascere qualcosa non solo tra loro, ma che poi ha determinato anche uno svilupparsi di eventi successivi, come quello appunto del io non vorrei anticipare troppo del libro, perché comunque per chi lo leggerà sarà una scoperta, cioè c'è anche un po' di avventura nel libro, nella storia di Clarisse e Sofia, e quindi non vorrei anticipare troppo. Però sono due rapporti molto importanti, due rapporti che si fondano appunto su dei legami fortissimi a livello di incontro d'anima. Quindi questo ruolo degli uomini, insomma, è molto importante, glielo vogliamo riconoscere in qualche modo. Io non vedo solo due uomini importanti, io qui ne vedo quattro che sono fondamentali e non importanti. Prima di tutto perché, come abbiamo detto prima, l'amore è fondamentale per l'essere umano. È fondamentale quando due persone si incontrano e vogliono proseguire la loro vita assieme, iniziare un loro percorso insieme. Si prendono cura uno dell'altro. Perché?
solo uomini, perché non ci sono le donne brave e gli uomini cattivi, sono donne e uomini. Dunque ci sono esempi di umanità straordinaria in un senso e nell'altro. Soprattutto in questo romanzo, rispetto ai precedenti, la storia mi ha portato a conoscere un uomo che si chiama Friedrich e che è straordinario, perché in un'epoca in cui le donne, alle donne non viene riconosciuta la capacità di essere esseri senzienti e capaci di fare qualcosa, lui sceglie una bambina per donargli tutto il suo sapere, aveva la possibilità di farlo con tutti, ma lui sceglie una bambina speciale, che è la nostra protagonista, che è la nostra Clarisse. E noi abbiamo un uomo che si chiama Maxime Bauer, che a sua nipote, alla piccola Sofia, apre il mondo della letteratura, di cui lui è un docente. Abbiamo anche un altro uomo, una figura controversa che chi leggerà il libro poi scoprirà. Questo uomo è il libraio. Il libraio, lo chiamo libraio perché lui ha una figura specifica in questo romanzo. Un romanzo, tra l'altro, di cui capirete la fine all'ultima riga dell'ultima pagina, perché è fatto in questa maniera. Rispetto forse agli altri era più facile capire da che parte sarebbe andato il romanzo, invece qui qui la storia è andata così, perciò si sviluppa in questa maniera. Il libraio è la persona che Sofia incontra all'inizio del libro e che le regalerà un libro antico, un libro veramente malmesso, e glielo darà in una sorta di patto. Le dirà: io te lo regalo, però tu, quando lo avrai restaurato, me lo devi riportare, me lo devi far vedere. Questo darà inizio a tutto il libro, perché poi tutto verterà su questo incontro. E già da lì noi abbiamo un uomo fondamentale per tutta la vicenda. Gli altri poi li scopriremo piano piano. Ma io, come ho detto prima, ritengo che quando un uomo e una donna, oppure due persone si trovino e si amino, si completino a vicenda e diano inizio in quel modo ad una storia d'amore. Le due protagoniste, a distanza di un secolo l'una dall'altra, fanno un percorso di consapevolezza, nel senso, anche per esempio, si rendono conto di stare in vite che non le appartengono, vogliono riprendersi la loro libertà, se la riprendono, sciolgono dei legami familiari, sentimentali, che non erano più validi per loro, e questo percorso viene completato dalla conquista di un'attività lavorativa tutta per loro. La protagonista, la storia che si svolge due secoli fa, apre una piccola libreria, no? Cioè comunque mette a frutto le sue conoscenze nel campo della letteratura dei libri. Invece l'eroina, diciamo, moderna, trova sempre un'occupazione, se la soddisfa, insomma, sia dal punto di vista personale che economicamente, nell'ambito dei libri, insomma. Quindi è importante questo percorso, cioè è importante che il cerchio si chiuda, che la libertà di una donna passi attraverso le proprie scelte, che non sono solo quelle personali, private, ma che arrivi questo percorso anche a dare un'attività che la definisca nella società, che le dia un ruolo nella società. È così. È proprio quello che crea la differenza. Allora, torniamo indietro un attimo. All'inizio dell'Ottocento alle donne non era consentito essere rilegatrici, però potevano fare la manovalanza, ma non potevano essere riconosciute come figure giuridiche. Questa è tutta la differenza. E qui la differenza sta qua: non avere il diritto e fare la manovalanza a servizio. Invece, quando si diventa padroni di se stesse, tutto cambia.
Essere indipendenti economicamente significa gestire se stesse, perché Clarice von Arnell era una donna ricchissima, straordinariamente ricca. Era una aristocratica, però era una donna prigioniera. Ora, la questione è proprio quella, perché noi vediamo che Clarice compie un viaggio, l'abbiamo detto, abbiamo parlato di questo viaggio che compie Clarice, con delle donne libere. Cosa significa essere libere agli inizi dell'Ottocento? Significa non avere nessun uomo che dispone per loro, perciò essere padrone dei loro beni. Dunque erano vedove, erano nubili che non avevano accettato il matrimonio e che erano proprietarie dei soldi che i genitori comunque gli avevano lasciato, oppure l'eredità, e che avevano deciso di usufruirne, ma erano uscite dalla società, attenzione. Non erano più nel mercato matrimoniale, non erano persone che potevano essere accettate socialmente. Noi abbiamo degli esempi, abbiamo Mary Shelley. Mary Shelley, che è una donna di quegli anni, scrive un romanzo, diventa famosissima, ma lei ha una vicenda di vita estremamente travagliata. Sua madre, che si chiamava anche lei Mary, proprio in quegli anni, a cavallo tra il 700 e l'800, scrive dei testi nei quali esorta le donne a riprendere controllo su se stesse, non sugli uomini, su loro stesse. Dunque, questi sono dei passaggi fondamentali portano le donne ad avere consapevolezza, ad avere il controllo su loro stesse. Non è che le separa dal mondo maschile, no, le dà semplicemente la possibilità di comprendere quelli che sono i propri desideri e di andare avanti e gestire la vita così, perché sia Mary Shelley che la madre di Mary Shelley, pur essendo delle donne indipendenti, si sono sposate, cioè hanno avuto dei compagni, ma erano socialmente distaccate da quelle che erano i dettami e le consuetudini della società. Insomma, in qualche maniera bisognava scegliere. E quelle donne che fanno il percorso con Clarice e vengono in Italia, non ci vengono per fare le vacanze, ma vengono per usufruire di quel programma di istruzione straordinario tutti i gentiluomini dovevano fare per essere ritenuti tali, che era il Grand Tour. E hanno lasciato effettivamente dei diari di viaggio che sono sorprendenti. Noi abbiamo sempre in mente Stendhal, abbiamo sempre in mente Goethe, che hanno lasciato delle testimonianze, ma questi piccoli diari di viaggio che sono stati pubblicati a distanza di secoli ci mostrano un'Italia, perché comunque veniva fatto il Grand Tour in Italia, a Firenze, Venezia, Roma, un'Italia bella, particolare, vista con gli occhi di una donna, che erano diverse dalle cose che potevano trovare questi due intellettuali. Perciò non abbiamo delle donne solo ed esclusivamente asservite, ma abbiamo delle donne forti che combattono per quello in cui credono. E Clarice e Sofia, in qualche maniera, ad un certo punto della loro esistenza, decidono di fare questo passo. Tutti e due. Hai citato Shelley, hai citato Goethe. Ogni capitolo del tuo libro si apre con una piccola citazione, due, tre righe, piccola citazione solo perché sono due, tre righe, perché naturalmente le citazioni sono di autori, di grandi autori, di autori incredibili, c'è anche Jane Austen, insomma sono tantissimi, come li hai scelti? Naturalmente la risposta che più semplice sono, sarà collegato al fatto che tu li hai letti, che li hai amati, che hanno probabilmente lasciato anche un piccolo segno, no? nella tua vita, però quelle frasi come le hai individuate per aprire ogni capitolo? Io sono un'appassionata di citazioni, mi piacciono tantissimo. Ritengo che molte volte, come ho detto prima, quelle frasi che io ho scelto in qualche maniera siano state scritte per me. È una, come dire, il massimo dell'arroganza, della superbia, però tanto
appunto, il discorso è mio, è del libro che sto leggendo, chi se ne importa, voglio dire. Poi certo, cambia tutto quando io queste frasi decido di utilizzarle da mettere nel mio libro. Però io, da quando ho scritto Il sentiero dei profumi, volevo qualcosa di speciale che mi unisse al mio lettore, che fosse qualcosa al di fuori dalla narrazione del libro. E ho pensato che le cose che potevano sorprendermi mentre io facevo le ricerche forse potevano piacere anche le persone che il mio libro lo leggevano e mi avrebbero unito in questo a lui. Così già da allora ho scelto le cose più sorprendenti, le cose più carine, quelle che mi facevano piacere, e ho deciso di metterle vicino ai capitoli. L'ho fatto con i profumi, l'ho fatto con i miele, l'ho fatto con i consigli di giardinaggio. Nei consigli di giardinaggio, nel giardino dei fiori segreti, ho trovato delle notizie sorprendenti, tipo che la begonia ripulisce l'aria, no? E la NASA ritiene che la begonia sia una delle 40 piante indispensabili alla vita. Cioè, io questa cosa qui mi è piaciuta, cioè, ho messa. Riguardo invece alle frasi del libro che ho messo lì, anche lì ho avuto una sorta di... ho sentito qualcosa che mi ha scosso. Forse non ai livelli dell'ascia di Kafka che deve rompere il lago ghiacciato che c'è all'interno di noi, ma quasi. Cioè, mi è piaciuta questa sensazione che mi hanno dato, e così ho deciso di mettere. Io ho detto, ma chissà, magari piaceranno anche qualche un altro. Hai scelto delle frasi. Io mi permetto di discostarmi un po' dal romanzo, ma invece è solo una curiosità personale, visto che tu diventi scrittrice, no. Cioè come? E allora mi piacerebbe sapere qual è l'aspetto che più ti diverte di questa attività di scrittrice, diciamo, c'è una presentazione, non so se hai un aneddoto, qualcosa da raccontarci, e quale invece è quella che, diciamo, ti pesa un po' di più? Allora, io la cosa che più, forse che più che divertire, mi amo moltissimo è la... studiare prima di scrivere il romanzo. Mi piace perché è una continua scoperta. Individuo un argomento e questo argomento lo devo conoscere benissimo. Diversamente non possiedo gli strumenti che servono ai miei personaggi per raccontarmi le loro storie. Così vado, leggo, acquisto libri, vado su internet, insomma faccio di tutto per recuperare il più possibile delle storie che siano attinenti, e dopo lì mi perdo, cioè leggo anche cose che non c'entrano assolutamente niente. E quella è la parte che mi piace di più, perché io divento lì una lettrice, io scopro con un senso di meraviglia continua cose bellissime. Poi scrivo e lì soffro tanto. Poi c'è la parte della revisione che io odio moltissimo, e per me è un supplizio. Infatti adesso sto da circa un mese, il libro più che ho rivisto più di tutti in assoluto sarà quello che uscirà ad ottobre, il nuovo romanzo, e non riesco ancora a venirne fuori, perciò per me è un supplizio continuo. Poi c'è l'uscita del libro e ci sono le presentazioni. Ma poi la parte sicuramente più divertente sono le lettere che io ricevo dai miei lettori. Perché ce ne sono alcune veramente straordinarie. Adesso io ve ne dico una, perché, guardate, questa non me la dimenticherò mai. Mi scrive un ragazzo rumeno dopo aver letto Il sentiero dei profumi. Mi fa tutta una bella lettera, mi racconta dei suoi problemi amorosi e tutto quanto, e poi mi chiede di consigliargli un profumo che possa far innamorare di lui la ragazza, perché questa ragazza non ne voleva sapere. Ora vi lascio immaginare quale tipo di sconcerto, perché
È vero che io ho scritto che i profumi potevano veicolare i sentimenti, ma da qui a pensare che qualcuno sentendo un profumo si innamori, cioè se avessi questo tipo di potere probabilmente non saremmo qui a chiacchierare. Ma lui ci credeva davvero, e lui era proprio appassionato, mi ha scritto tante volte, perché io gli ho detto, prova a sentire, interrogala, che cosa le piace, insomma, ho fatto un po' più o meno il percorso che fanno le profumiere che devono fare il profumo personalizzato. E dunque sì, lì ti trovi davvero davanti a delle situazioni che sono un po' tragicomiche, perché mi lascio immaginare. Invece per quanto riguarda un'altra cosa di cui io mi sono sentita estremamente responsabile e probabilmente anche molto colpevole, è accaduto con la custode dei miele e delle api, perché ci sono state molte persone che hanno abbandonato il loro lavoro per mettersi le api, ma voi avete idea? Cioè questa cosa qua mi ha lasciato un senso di... per me che sono apicoltrice so il grado di difficoltà che può esistere nel fare una cosa del genere, cioè io ok, questo ha lasciato il lavoro, ma lo stipendio, ma adesso come farà? Cioè io ci sono stata veramente così male, nel senso che comunque era qualcosa che mi induceva a dare tutti i consigli che potevo a queste persone che hanno fatto questo tipo di passo. Certo, siamo rimasti in contatto, ci siamo scritti tante volte. E per esempio l'anno scorso ho avuto la possibilità di vedere questa ragazza che grazie a Dio le api gli sono andate bene, perché lei era particolarmente predisposta e ha studiato tantissimo, ha cercato degli apicoltori che l'hanno seguita e dunque ha potuto realizzare il suo sogno, però sono cose che comunque ti mettono un po' in difficoltà, ecco. Quindi mi posso riallacciare al tema dei sogni che nel romanzo ricorre spesso. È bello credere nei propri sogni, nei nostri sogni, ed è opportuno trovare la forza e il coraggio per portarli avanti e per realizzarli. In questi tempi magari sembra un po' anacronistico, no? Perché sognare sembra un po' vivere una realtà parallela, lontana da quella più materialistica che in genere ci viene proposta. Però io sono d'accordo nel sognare e nel cercare con tutte le nostre forze di realizzare i nostri sogni. E così anche per te, se posso chiedertelo, cioè anche tu nella tua vita hai trovato questa forza, hai inseguito un sogno, l'hai acchiappato, fatto il tuo? Sì. Io ci credo tantissimo perché l'ho provato, perché a un certo punto della mia esistenza, pur avendo una situazione economica abbastanza buona, tre bambini, due piccoli, io e mio marito abbiamo fatto una follia, abbiamo lasciato tutto e abbiamo cercato una vita che per noi fosse più soddisfacente, perché poi alla fine una grande parte di quello che noi siamo, della nostra felicità, dipende da quello che noi facciamo. Se noi facciamo cose che non ci piacciono, poi noi diventiamo automaticamente tristi, non riusciamo a vedere più il resto. Dunque io credo tantissimo nella realizzare i propri sogni e nel cambiare le cose che non ti stanno bene. Se tu affronti qualcosa, cioè, se tu non stai bene non puoi continuare a trascinarti così, devi trovare il modo per cambiare. Certo, non è che mollo tutto dall'oggi al domani, mi preparo, costruisco il mio futuro e così faccio. In effetti è un po' anche quello che capita molto spesso nei miei romanzi. Io non lo so, non lo faccio apposta, sono così, i personaggi vengono così e vogliono cambiare le loro esistenze e trovano durante il loro percorso di vita qualcosa che induce a fare questo tipo di cambiamento. Io personalmente l'ho fatto, io sono qui probabilmente anche per quello, perché ho avuto la forza di fare questo e dopo quel momento per me la mia vita è cambiata, mi ha permesso di vedere cose che mi erano quasi invisibili in quel momento, di avere fiducia in me stessa, di costruire anche la mia vita da scrittrice, quello che poi è accaduto dopo, il successo, l'estero, quei paesi che hanno acquistato i libri, che continuano a pubblicare i libri, è una cosa successiva.
ma probabilmente se io non avessi seguito il mio cuore, se non avessi avuto il mio compagno che ha avuto fiducia, che tutti quanti nella nostra famiglia hanno visto quello che io vedevo, l'abbiamo visto insieme, che è stata una visione collettiva, probabilmente non l'avrei fatto. Per me è talmente caro questo tema che io in questo romanzo parlo di un ciondolo. Nella prima pagina di questo romanzo Clarisse porta al collo un ciondolo, il simbolo della sua casata, un cerchio con all'interno una coppia di ali che dovevano ricordarle quanto fosse indispensabile non rinchiudersi in una prigione, ma per essere liberi basta anche avere le ali nel cuore. Io ho fatto realizzare un ex libris con questo simbolo, un cerchio con all'interno una coppia di ali. Lo utilizzo nelle presentazioni sempre per condividerlo con i miei lettori, perché secondo me è un qualcosa che porta anche un po' di fortuna, qualcosa che ci ricorda che la nostra libertà è straordinaria, importante. Noi dobbiamo ricordarci che per essere felici dobbiamo ascoltarci, ecco, insomma, una cosa del genere. Grazie a tutti e a tutti voi, grazie a Cristina Caboni soprattutto, in attesa del nuovo romanzo, poi noi qua naturalmente prendiamo già un appuntamento da ottobre in poi. Vi ricordo che i libri sono qua e Cristina, insomma, è a nostra disposizione per firmarli e per autografarli. L'altra informazione importante di servizio è che adesso c'è un aperitivo offerto dall'azienda Sartore. E poi chiederei a Lidia di ricordare l'appuntamento di stasera. Sì, mi sentite anche senza il sì? Gli appuntamenti iniziano alle 7:30 stasera. Innanzitutto grazie a Cristina per essere qua, grazie a voi per aver letto il libro e avercelo raccontato, grazie a tutti per la pazienza, perché stare all'interno è stato un po' più complicato che invece stare comodamente seduti fuori, però ce l'abbiamo fatta. Le comunicazioni di servizio sono che stasera si comincia alle 7:30 con Bianca Pezzorno, che presenterà in anteprima nazionale, ci teniamo a dirlo, il suo nuovo libro, che invece uscirà a fine settembre. Siamo al Qualtè, sia per l'appuntamento con Bianca Pezzorno che poi per l'appuntamento delle 9 con Fabrizio Benedetti, Massimo Grai e Francesco Abate, che partendo dal libro di Fabrizio Benedetti, La speranza è un farmaco, ci parleranno di parole che curano e che guariscono. E poi chiudiamo la domenica del festival con uno spettacolo di animazione splendido curato di e con Jeff Tessaro, che presenterà con questo spettacolo Il cuore di Quixote. Ancora grazie a Cristina Caboni.